Sono di fretta per un buon motivo. Sta arrivando il mio ragazzo, tra un'oretta e mezza è qui, verso le 3. Passeremo un po' di tempo insieme. Si è dimenticato di prepararsi il pranzo, quindi mi ha chiesto di preparargli qualcosa. Ho deciso di preparargli una pasta fredda, come quella lì che potete vedere nel mio video precedente. Quindi pasta, fagioli, tonno e olive. Sono felice perché lo vedo, ma soprattutto perché è bello poter condividere la propria passione, il proprio stile di vita con qualcuno. Io sono convinta che quello che gli ho preparato gli piacerà e lui sarà felicissimo di mangiare bene, mangiare sano. Con questo voglio dire, cercate di circondarvi di persone che vi apprezzano e che condividono le vostre passioni. Basta, mangio e ci vediamo dopo, speriamo apprezzi la sorpresa. La cosa più importante sia stata il fatto di trovare qualcuno che genuinamente era interessato a quello che pensavo, quello che avevo da dire, avevo da esprimere. E questo era qualcosa che mi era davvero mancato, perché io avevo perso totalmente la mia identità e non mi reputavo più una persona interessante. E quindi il fatto di vedere qualcuno che aveva interesse per me è stato forse la base che poi mi ha spinto a completamente liberarmi, essere me stessa, dire davvero quello che provavo. Sono le 10:30 e sono in macchina perché stamani salirò a Piacenza per la mia prima volta. Silvia non sa che salirò in macchina e il motivo è che le sto portando quello che sarebbe stato il suo regalo di compleanno, un mobiletto fatto tutto da me. Quindi non potevo non salire in macchina perché era impossibile portarlo in altri modi. Speriamo che rimanga felice. Ciao a tutti. Apri la voliera. Apri la voliera. E poi si passa alla stanza principale, che è la cucina, salotto, un po' tutto. Questo è il mobiletto che mi ha fatto Jimmy, che vi faccio vedere perché è assolutamente fantastico. Non è che sono soltanto i cassetti, ma ci sono anche i portaposate e tutto, quindi tutto perfettamente organizzato. E qui ci tengo un po' di scatoline, scicette, adesso sto ancora un po' pensando cosa tenerci, quaderni, libri. E tu, curiosona? E poi verso le 11:15 arriva Jimmy, quindi anche questo weekend lo passo con Jimmy, perché poi non ci vediamo per un bel po' di tempo, causa esami, causa un suo viaggio di un suo amico per la laurea e tutto. È arrivato Jimmy! E i bacini della Silvia! Ta 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 ta. Questo vestito è bellissimo. Bello sto vestito, bello. Anche la bimba. Anche grazie. La bimba. Come ci vediamo tra 5 anni? Non mi vedo. Dai! No, è vero! No. Questo però lo puoi dire anche te. Io davvero vivo molto al presente. Non mi garba vivere troppo al futuro. Vabbè, però non puoi andare a vivere insieme. Allora, se ho un obiettivo nella vita è quello di finire quanto prima gli studi e andare immediatamente a vivere con Silvia per vedere se le cose vanno davvero bene oppure no. Quindi questo fra un anno, poi se vanno bene tra 5 anni. Minchia, no? Vai, ciak, cambia! Oggi è una giornata di grandi cambiamenti. Perché oggi Jimmy si trasferisce qua a Milano. Iniziamo a convivere da questa sera. Allora, sono felice, indubbiamente, perché sennò questo non starebbe accadendo. Ma dentro di me ho un po' di timore e non sono proprio tranquillissima per due motivi. Uno, perché io e Jimmy abbiamo avuto per tutta la nostra relazione un rapporto a distanza. Sono quasi 6 anni che stiamo insieme e abbiamo sempre vissuto in 2 città differenti. E abbiamo trovato il nostro equilibrio così.
Quindi adesso il fatto di andare a vivere insieme ci porterà a cercare un nuovo equilibrio e può andare in entrambi i lati, ci possiamo odiare alla morte o amare alla follia. Vabbè dai, la quarantena è ancora lunga, nel caso ti ricresco. Dai dai, come si accende? Come si accenderà? Oddio, oddio. Vai piano. Ma ti faccio male? Ma che male? Non ho tagliato niente. Meglio, casomai sì. Stavo facendo così bene. No, dai, ti aspetto. Tutte le belle avventure finiscono, ma ne iniziano di nuove. Questa volta insieme. Cacciaci l'anello, oh Jimmy, cacciaci l'anello. Oh, in che senso? In che senso? Io sono pronta, libero un dito. Guarda quanti non liberi io, pieno, guarda. Avanti. Oh. Ah già, comunque... Jimmy ha deciso quando mi farà la proposta. No, sì, l'hai detto tu. No, io non ho deciso proprio nulla. Mi tocca aspettare altri 2 anni e lì. Mezzo. No, ma perché? La bellezza è numeri tondi. Se mai sarà un numero tondo, almeno 2 anni e mezzo. Buona. Perché questo siamo al nostro 7º anno, però io sono dell'opinione che questi 2 periodi di quarantena valgano doppio. Abbiamo incominciato ad andare in campagna per questo motivo. E piano piano, un pochino, guardandoci intorno, in me e Jimmy è un po' nata questa idea di pensare di risistemarla e pensare di avere per il nostro futuro una casa tutta nostra che fosse il nostro nido d'amore. Quindi la mia proposta è, diamo la disdetta di qua, stiamo... homeless, senza casa, facciamo aspetta, piano, facciamo il trasloco a Padova, piano piano, il tempo che comunque ci dà, si può prendere un furgone e farlo tutto in una volta, però tendenzialmente potremmo lasciare casa qui e poi da settembre decidere, e io ho pensato che sarebbe bello provare a trasferirsi almeno 6 mesi in Spagna. No, 6 mesi è troppo. Beh. Però mi piace! Davvero? Non è male come idea! Davvero? Però non 6 mesi! Vabbè, ok, voglio andiamo cambiare. Mese per... Sì, bello! Solo che, appunto, una delle cose principali che abbiamo detto, non possiamo lasciare totalmente Milano perché il lavoro è importante, qui bisogna sempre avere un appoggio, cerchiamo un piede a terra. 22 agosto, oggi entriamo ufficialmente nel loft. Da quello che mi sono inventata per questa notte senza letto è utilizzare l'air truck. E mi ha detto che per lui è molto importante questa foto perché gli dimostra che lui ha un talento innato, perché questa foto gli è venuta naturale e senza saperlo ha rispettato tutta questa lista di regole di fotografia. Aspetta! Vai Silvia! La foto? Dai, vai! Dovreste vedere quanto è bella stasera la Silvia! Ma come ti sei tirata stasera? Senti, ho avuto 20 minuti. Eh? Davvero, guarda, i 20 minuti meglio riusciti della tua storia. No, te so, io mi preparo sempre. Sempre, però in 20 minuti è...
noi abbiamo una tradizione, cioè quella di venire qua a Castagneto a Carducci, vestirci esattamente così. Noi quest'anno rischiavo di non avere i pantaloni, ma l'abbiamo recuperato. Ci impegniamo davvero tanto, cioè Jimmy per recuperare tutta la sua roba, tutti i suoi pezzi, ha fatto di tutto. Io per fortuna ho solo un vestito che ogni anno mi va da 10 anni, quindi... E veniamo qui a Castagneto Carducci, facciamo una foto in un determinato luogo, in una determinata posa con questi vestiti, e poi andiamo a mangiare la pizza al Cappellaccio. Cappellaccio, ho avuto un lapsus, che fanno questa pizza gigante, ma veramente gigante. Quindi ora siamo arrivati, siamo in tempo per andare a fare la foto. Yeah! Oh via, ci siamo! Ci siamo, ci siamo, ci siamo! È sempre bello, non ci delude. Ci sono sempre sedioline per Non ci delude mai. Posso dire quest'anno molto più organizzato? Molto più colorato. Molto più, sì. Wow. Sta su? Sta su! Lascio! C'è! Sta su! Per la maggior parte dei tuoi 20 anni hai fatto ciò che era giusto fare, seguendo per certi versi un percorso già scritto. Oggi, all'inizio dei tuoi 30 anni, ti faccio l'augurio di vivere la vita affrontando il rischio, buttandoti a capofitto senza pensarci troppo. Oggi, all'inizio dei tuoi 30 anni, e dopo aver passato insieme tutti i tuoi 20, sono sempre più sicura di voler esplorare il mondo con te, dal profondo del mare fino al cielo. Che ne dici quindi di passare da meno 18 a 4.000? Oh mio Dio! Ci buttiamo d'aereo! Oh mio Dio! Riprendere, ma perché non ci stai attenta? Sono anni da quando ho incominciato ad avere stempiature chierica che proprio... La vive male, quindi sono proprio contenta che tu abbia deciso di fare questa cosa per te. Bravo, bravo, sono super fiera di te. Si fa anche questa. Ora io aspetto una giornata. Ma quando si sta mai fermo, mai fermo. Tu, io ti seguo. Sì, anche io. Io questo proprio. Oh, Silvia, dove vai qua? Mi butto. Ti butti, sei impazzita? Un po', però per lui. Sì? È la stella più alta del mondo! Belli che siete! Auguri! Bro, vai di là. Vai di là. Spero che vada bene. Tutti che piangono, ma io sono sempre felice. Up.
attenzione, qualcuno l'ha uscito. Vi ricordate la canzone? Jimmy, cacciaci l'anello. Rifacciamo. Jimmy, cacciaci l'anello. Jimmy, finalmente ce l'ha fatta. Attenzione. A Roma. A Roma. Beh, oh, sfondo. Scelto bene. Tra tutti li potevo scegliere. Io continuo a riguardare i video che ci hanno fatto gli amici di Gigi. Meno male c'erano loro, perché io ero scazzatissima, ragazzi, ero stanchissima. E avevo fame, avevo sete, volevo andare a sedermi. E Jimmy, no, adesso andiamo in terrazza a fronte Colosseo. E i miei amici ci fanno le foto. No, non l'ho detto così, sennò così era palese. No, non era palese, perché io non ci volevo andare. C'è un viewpoint bellino, carino, andiamo a fare un video. E rifaccio, ma perché dobbiamo... Ti dovevo convincere in qualche modo, speravo su Instagram, invece no. No, io ho detto, ma perché dobbiamo costringere i tuoi amici a farci delle foto? E in più perché in mezzo alla gente dobbiamo mettere il piedistallo col telefono, farci un video? La prossima volta, invece che farti tutte ste pippe mentali, passiamo a te zitta, fallo. L'ho messo in una difficoltà devastante. A un certo punto gli ho detto, senti, ma le foto torniamo settimana prossima a farle, che tanto dobbiamo tornare a Roma. Non ho voglia oggi, sono stanca. Dico solo che a un certo punto guardavo un mio amico e ho fatto, ok, progetto saltato. Non c'è bello, non riesco a prendere l'anello, quindi. Perché l'anello era nel mio borsino, la fotocamera, ma non riuscivo a prenderlo perché avevo i suoi occhi puntati, annoiati, che mi puntavano. Tipo lo guardavo con odio dicendo, vogliamo andare via, è caldo, è luna, di pomeriggio. Insomma, vabbè, allora... Che dire, nei momenti basta. Più inaspettati, no, io ora sono così tutto il giorno. Non dà. Nini, tra poco ci si sposa, Ora sì che si inizia a litigare per tutte le decisioni del sposare. Ora sì che veramente si inizia a trottolare, vai, ora si inizia, si diverte. Sarà due,